ogni anno, parola su parola, va avanti il ricordo, perché per tanti anni, per decenni quasi, i libri di storia hanno nascosto la triste storia, il triste genocidio delle foibe, ma soprattutto è stata sempre vista come una storia di parte, come la storia di una parte degli italiani, no, è stata la storia dell'Italia, dei nostri fratelli italiani, che sono stati appunto uccisi semplicemente perché erano italiani. Quindi questo è stato il loro errore. Io sono contenta per le parole del Presidente della Repubblica e mi piacerebbe che come senatrice a vita a fianco alla sede si potesse sedere e Egea Hafner, la famosa bambina quella con la valigia che vediamo ormai, che forse è stata la prima immagine che i libri di storia hanno azzardato a mettere sulle foibe. E sarebbe bello che due donne rappresentassero qualcosa di molto importante nel nostro passato e fossero da monito, e che finalmente questa conciliazione sociale, questa pace sociale venisse fatta, e questo negazionismo che purtroppo non viene da parte nostra, il negazionismo purtroppo viene da parte della sinistra, perché non ci dimentichiamo che il presidente dall'epoca, presidente Pertini, andò lì a rendere omaggio al generale, al maresciallo Tito, che è stato il responsabile di questo eccidio di italiani. Sì, lui con la complicità dei comunisti italiani. Quindi era un partigiano, non poteva fare altro, purtroppo, però partigiano doveva difendere l'Italia, doveva difendere, certo, anche gli italiani, indipendentemente da tutto quanto il resto. Infatti. Quindi ciò che ci resta a fare è quello di continuare a combattere, di ricordare non soltanto il 10 febbraio, ma tutto quanto l'anno, di poter tramandare ai nostri nipoti, alle nostre generazioni, il dolore e soprattutto quanto chi prima di noi ha fatto per il sangue, ha gettato il sangue degli italiani, il sangue per la nostra patria. Vai Alessandro. Allora, io aggiungerò poche altre parole a quelli che hanno detto gli amici, perché allora, questo è un sentimento che noi fratelli, noi italiani, noi che abbiamo a cuore la nostra patria, la nostra nazione, portiamo tutti i giorni nel cuore, non solo il 10 di febbraio, perché questa è una data simbolica, ma che deve essere diciamo, il punto di partenza, non il punto di arrivo, per ricordare noi chi siamo, perché ci sentiamo italiani e perché quel sangue innocente, più delle volte, è stato versato da fratelli che per il solo fatto di vivere, diciamo, al confine o piuttosto che fianco a fianco con gente di un altro popolo, si è vista costretta a subire, diciamo, i dolori e le conseguenze peggiori di una guerra che purtroppo l'Italia ha perso. Perdendo la guerra d'Italia abbiamo perso il territorio, abbiamo perso, diciamo, anche quella fiamma viva dell'amore di patria, della libertà di poter esprimere sempre il pensiero, e il pensiero nazionale, il pensiero che ci unisce e ci rende fratelli. Noi qua a San Severo, in Puglia, comunque ricordiamo i fratelli italiani che vivevano in Istria, anche perché anche dalla Puglia, anche gente pugliese è morta infoibata, piuttosto che annegata nel mare di Dalmazia. Molti fratelli istriani e dalmati sono venuti anche in Puglia profughi, e anche il comune di Vieste avrebbe voluto ricreare una nuova pola qui sul Gargano. Chiaramente i compagni comunisti, chi aveva meno a cuore il valore nazionale, non ha voluto questa cosa qui. E quindi noi siamo, ognuno di noi è una bandiera che deve ricordare, ed essere issata e sventolare libera nel cielo, per ricordare a tutti che noi siamo italiani e resteremo italiani, ora e sempre. Questo io direi di intonare l'inno nazionale. Vai Armando. Allora, questa è una delle poesie più rappresentative che parla, è dedicata alle stragi delle foibe. Urlavano Italia e caddero, bruciavano di dolore e caddero,
indifesi e soli, svanirono in infernali voragini. Eco di silenzioso dolore, gettato in un baratro di follia che profuma di morte. La polvere mi parla di loro. Sussurri di mille voci, singhiozzi, silenzi, troppi silenzi. Sofferenze in terra d'amore, sfumature d'Istria, onde di Trieste, profumi di Zara e colori di Dalmazia. Chi scampò lasciò tutto. Una lunghissima carovana di lacrime dure partì verso la loro terra, la loro nazione. Tornarono nella loro patria, esuli, con la morte negli occhi e la speranza nell'anima. Spogli di tutto, tranne che della dignità, pronti a rinascere nuovamente, con l'orgoglio di aver combattuto, vivendo con l'Italia nel cuore. Adesso sarebbe dopo intonare l'inno nazionale, dopodiché un minuto di silenzio per ricordare i nostri fratelli trucidati nella nostra terra. Fratelli d'Italia, d'Italia celeste, dell'ermo di Cirio scinta la testa, dove la vittoria che porta la Roma, che sia la Roma migliore. Spiaccia forte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia che amore. Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì. Sì. Un minuto di silenzio. Grazie per essere venuti in tanti. Grazie.